Sì, per noi tre punti fondamentali, comunque atteggiamento sbagliato non lo so, perché loro come noi abbiamo leggermente abbassato la è uscita fuori la squadra, loro hanno degli elementi singolarmente che sono degli elementi validissimi, Rossi e tanti altri, è chiaro che dei nostri stasera sono entrati in campo con una determinazione diversa, poi stanno rientrando piano piano, ricominciamo ad avere i titolari, ricominciamo ad avere le persone che ci servono e questo è il discorso, senza giocatori difficilmente fai campionato, se rimani in 8 contati o addirittura in 7, a prescindere da tutto quello che può essere accaduto l'altra settimana, difficilmente riesci a portare avanti una partita contro squadre piuttosto agguerrite. Comunque adesso, 3 punti buoni, li mettiamo un attimo così, in cascina e vediamo quello che succede la prossima settimana. Ma è cresciuto un gruppo che se all'inizio dell'anno, ti ricordi, ne parlammo, c'era stata una fusione e questa a volte può essere una difficoltà all'inizio. Perché fondere due gruppi, eccetera. Adesso piano piano sta andando avanti abbastanza bene. Abbiamo sofferto il fatto dei grossi infortuni, dei problemi, eccetera, però come tutti quanti, noi cerchiamo di avere una rosa non tanto larga, un po' ristretta per motivi che, nostri interni, eccetera, però adesso troveremo un attimo. Speriamo di non dover retrocedere, ecco questo, e non credo, spero di no, poi tutto può accadere. E poi giocare una partita del genere con due arbitri validi, che non regalano nulla, ma che danno la sensazione a tutte e due le squadre di essere lì imparziali e in modo intelligente, è un modo giusto per poter giocare.